Alessandro Sansone, tu sei uno studente del Salvemini, dell'Istituto Salvemini di Bari. Oggi c'è un evento molto particolare per i ragazzi. Mi vuoi parlare di questo corso che hai ideato? Certo, oggi insomma, lunedì 25 marzo, in occasione della cogestione nella nostra scuola, dove ogni ragazzo poi propone un corso, ho deciso di portare a scuola un corso, un mio corso, insomma, che ho ideato proprio io qualche mese fa, che si chiama La logica del male. È un corso innanzitutto dove abbiamo ospitato degli esperti, ecco, sul tema della criminalità minorile. Ora abbiamo chiamato e quindi abbiamo avuto poi in aula i ragazzi che si sono iscritti al corso, hanno avuto la possibilità di parlare con questi esperti, quale Ivana Puleo, che è una volontaria della Casa Circondariale Minorile di Bari, ma una divulgatrice in materia, insomma, ambientale e sociale. Abbiamo avuto anche Pietro Battibede, ex vicequestore, insomma, di Bari. Abbiamo avuto anche l'avvocato Michele Mongelli e insomma, la psicologa anche Sara Petrassi. Ora, perché nasce, da dove Hanno nasce, fatto insomma? anche dei gruppi di studio, no? Certo, assolutamente, perché questo corso si divide in due momenti, innanzitutto. Un primo momento di conferenza, quindi gli ospiti si sono alternati poi nella descrizione poi della criminalità minorile dal loro punto di vista, più che dal loro punto di vista, dal punto di vista del loro lavoro, ecco. Anche perché parlare di criminalità minorile vuol dire toccare veramente tanti, tanti temi, tanti settori. E i ragazzi quindi nel primo momento hanno fatto quello che poi l'ascolto passivo in realtà, però nel secondo momento, quello di laboratorio, i ragazzi sono stati divisi in quattro gruppi. Ora, perché quattro gruppi? Perché ho individuato poi nel tema centrale della criminalità minorile quattro sottotemi, quattro sottogruppi, quindi vita di quartiere, educazione dei figli, psicologia criminale e sguardo al futuro. Quindi ogni gruppo ha ricevuto poi tra l'altro dei foglietti con delle domande a quali rispondere, potersi focalizzare. Qual è l'obiettivo poi dei gruppi, ma di questo corso? Ogni gruppo praticamente avrà a disposizione un cartellone nel quale poi potrà scrivere una trattazione, una sintesi finale di tutte le idee che sono emerse. Insomma, ho pensato a questo laboratorio seguendo il format poi del World Café per dare possibilità ai ragazzi di potersi confrontare non solo tra di loro, ma anche con gli ospiti che poi sono stati inseriti ognuno, insomma, in ogni gruppo. Allora, tu sei un appassionato di criminalità, Sì, no, di mafia in certo, in generale. generale Ma assolutamente sì. cosa fai? Leggi libri? Leggo Come... tanti libri, mi informo e anzi, proprio per questo corso in realtà ho preso proprio l'ultimo rapporto del Ministero dell'Interno dal 2010, correva dal 2010 al 2022, per un attimo vedere insomma come sono cambiate le percentuali, anche se come dico io, dietro una percentuale, dietro dei numeri, ci sono poi dei ragazzi e questa è la cosa fondamentale, ci sono delle persone e quindi non bisogna minimizzare questo. E poi attraverso la lettura dei libri, io ho tanti libri a casa, più di un'ottantina, insomma, quindi solo sul tema della Ed criminalità è difficile organizzata. trovare un ragazzo che legga, ecco, oggi, Sì, io che legga insomma, libri. sin dall'inizio la mia famiglia insomma, mi ha insegnato questo, a leggere tanto, a leggere sempre, e ho detto, va bene, il mio studio personale lo devo portare, però devo fare un'esperienza sul campo e quindi insomma, ho sfruttato questo momento per fare proprio questo. Chi è che ti ha ispirato? Qual è stato il libro che ti ha ispirato ad appassionarti in Allora, questo sicuramente settore? il primo libro è stata La parranza dei bambini di Roberto Saviano, quindi è stato un po' quello il libro che poi mi ha proiettato in questa mia L'hai grande conosciuto, passione. Saviano? Saviano purtroppo no, non ho avuto l'occasione di conoscerlo, insomma spero poi possa essere, perché poi in realtà sono appassionato di tutti i suoi libri, ma ecco, non solo, veramente ne ho tanti, veramente tanti, quindi cerco sempre di alternare poi, perché il genere è uno e quindi uno mi potrebbe dire ma non ti annoi, in realtà no, perché sono veramente appassionato, ma soprattutto cerco sempre di alternare, quindi leggo tanto, leggo tutto, leggo non solo di criminalità minorile, ma di caporalato, di mafia barese, calabrese, siciliana, insomma, veramente
argomenti di tutto e di più, proprio perché comunque leggere libri di mafia mi ha insegnato comunque a capire e comprendere la società, perché come dico sempre, prima di poi riconoscerci noi stessi bisogna riconoscerci in una società, inseriti in una società. Sicuramente sarai un'eccellenza, sei un'eccellenza in questa città. Grazie, Ti facciamo tanti assolutamente. auguri e in bocca Grazie mille. al lupo. E niente, Certo, quest'anno grazie, finisci la assolutamente. scuola, Quest'anno è il mio è ultimo un anno, quindi futuro poi brillante, spero di poter sicuramente. portare altri progetti, l'idea è quella. Ok, ciao. Grazie.